piccolo centro Bussi, grazioso, ospitale, che il passante distratto non percepisce finché non l'attraversa. Poi vorrebbe non andarsene più, catturato dal verde copioso, dagli spazi che ti fanno respirare, dal parco centrale che non vorresti lasciare, da un borgo castellato che domina le vie, un fiume che invita e invoglia a immergerti e ristorarti fino a tarda sera, aspettando magari una luna piena. Cittadina accogliente, abitanti infermabili, specie quelli datati che coltivano da quasi un quarto di secolo una gran passione che esalta, che richiama tanta Italia, favorendo l'indotto, pubblicizzandone la storia e il belvedere quotidiano. E allora, come d'incanto, ancora una volta un campionato, stavolta enduro, riservato ai giovanissimi, da 8 anni al doppio di 8. Uno spettacolo nello spettacolo, e il primo piano appartiene a loro e alle splendide famiglie che proteggono cuccioli che commuovono tra dolcezza e fantastiche ambizioni. Claudio è il papà di Asia. Claudio, com'è nata la passione per una figlia che avrebbe potuto dedicare la sua attenzione a chissà quale altro sport, invece ha scelto l'enduro? Allora, la passione io l'ho messa io. Tutta colpa sua. Tutta colpa mia. E lo sport, lei è sportiva, gareggia anche a livelli alti con il pattinaggio, quindi è tutto sport. Ti piace l'enduro perché? Perché comunque mi sento libera. È dura, però dopo ti diverti comunque. La verità, a papà possiamo dire, hai avuto mai paura in qualche circostanza? Sì, ho avuto paura, però grazie a lui le ho superate, sì. Continuerai con questo sport per migliorarti? Sì, continuerò e credo anche da grande. Papà Claudio, emozioni particolari, questo rapporto anche con Asia ogni volta che corre? Oltre al bellissimo sport, comunque sono dei momenti che noi genitori passiamo veramente con loro, sono dei giorni intensi che spero che si ricordano quando sono grandi. Elia, contentissimo della tua performance, tra l'altro sei arrivato nei primissimi posti. Sì, sono arrivato terzo. Oggi è stata dura, ma anche bello, ne vale la pena. Sì, perché aspettavano tutti per gli applausi qui, eh? Sì. Che vuoi fare da grande? Non mi dire l'endurista? Il crossista. Vabbè, hai cambiato sezione, però insomma siamo lì. Quanti anni hai? Lo vogliamo ricordare a chi ci ascolta? 8 anni. 8 anni è già un campioncino. Allora, papà Fabio, mamma Stefania, che non vuole essere intervistata, allora la domanda la giro subito a lei. Questa passione è nata come di suo figlio? È nata dal padre. Perché fa la stessa cosa? Ancora? È un appassionato di moto e lui ha seguito le sue orme, diciamo. E lei com'è, soddisfatta adesso? Molto, molto, sì. Mi spaventa un po' questo sport, però sono soddisfatta. Posso immaginare le apprensioni, invece papà è più tranquillo perché certi esperimenti li ha fatti di persona. No, nemmeno tanto, perché so cosa significa e quindi... La paura c'è sempre. C'è sempre la paura, però... Elia, di orgoglio. Elia, facciamo una promessa a papà per il futuro. Dove vuoi arrivare? Quale risultato vuoi ottenere? Voglio arrivare a essere campione del mondo. Quadretto familiare delizioso, perché abbiamo qui Ricky e la mamma Alessandra. Ricky, allora partiamo da te. Quando è che ti è venuta la voglia di provare su una moto? Ho voluto provare fin da quando avevo 4 anni. Non hai avuto mai paura, di la verità. Mai. Solo alcune volte. Mai avuto desiderio di lasciare questo sport che secondo te è bellissimo? Sì. Farai tutta la vita? Sì. Vediamo che ne pensa tua madre, se è così tranquilla. Signora Alessandra. Io quando parte purtroppo sono sempre con l'ansia, però se è contento lui per me va benissimo. Poi è una passione che abbiamo di famiglia, quindi spero che continui, però l'importante è che si divertono. Mattia, perché hai scelto di fare questo, tra virgolette, mestiere? Da nata una passione da mio padre direttamente. La passione delle moto ce l'ho avuta un po' da piccino. Senti, onestamente, hai mai avuto paura? Da piccolo molto, ora di meno. E credi di essere molto migliorato solo perché c'è Davide a fianco? Anche. Ci deve credere, se ci crede secondo me va tutto più facile. I suoi consigli saranno d'aiuto per il futuro. Una 2 giorni di kermesse festosa, tra partenze emozionanti e scorci offerti dal magico e ben architettato drone di Franco Di Carlo.
Il tutto possente merito di un'organizzazione impeccabile, come sempre, del motoclub Lo Sherpa. Conferme su più fronti, a partire dai patrocini. Lo Sherpa fa parte del mio cuore e nei miei anni della provincia sono sempre rimasto con loro, faccio parte del motoclub, ma loro sono veramente dei grandi lavoratori, un gruppo veramente affiatato, un gruppo che merita e merita di portare qui in Abruzzo, dopo l'europeo, secondo me il mondiale. Ringrazio la regione che ci sta dando anche una mano, e perché oltre il patrocinio ci hanno sempre dato un contributo. In quest'anno anche il Marianna Scott, cioè, ci sta dando una mano, una grossa mano, perché la politica deve essere vicino al territorio, al di là dei colori politici, perché portiamo veramente il turismo che non ha colori. Motoclub bussese, capace di tracciare un percorso di raro pregio, ne parla chi se ne intende un bel po'. Questo tracciato ricco di breccia che permette lo svolgimento della gara in ogni condizione meteorologica, e questo è fondamentale. E non per nulla è stato scelto anche questa location, oltre che avere la disponibilità di un motoclub veramente forte, un motoclub esperto, ragazzi che hanno sempre lavorato molto bene nelle gare precedenti, e ecco che si è scelto di dare appunto a loro l'opportunità di organizzare questa manifestazione. Ti dicevo appunto, un percorso selettivo, un disegnato delle prove molto lunghe, e poi la caratteristica qua di questo terreno che si scava parecchio col transito con la continuità appunto del transito dei piloti sopra questa breccia, si trasforma, e per cui i piloti trovano delle condizioni che particolarmente variano giro dopo giro. Sacrifici, serietà, ancora sacrifici, tanti profili che ci raccontano mesi interi senza pausa di programmazione. Non posso che dire grazie a tutti, al mio gruppo, regione, comune, segretario, vicepresidente, collaboratori, tutti quanti. Uno che vede da fuori, viene dall'esterno e dice: mamma mia che perfezione, ma quanta fatica ci sta dietro e quanto lavoro, di mese in mese, è così? Sì, purtroppo è così, perché se pensi che sono più di 6 mesi che stiamo a pulire, a parte il percorso, ma a preparare i terreni, preparare le prove, parlare con i proprietari per avere la loro disponibilità, ed è faticoso. Un grande lavoro organizzare gare e soprattutto stare attenti alla sicurezza. Questo è un meccanismo già oliato, perché abbiamo fatto tante gare e quindi di conseguenza ci portiamo dietro un bagaglio di esperienza che lo mettiamo a disposizione soprattutto per la sicurezza sia dei bambini sia dei grandi che degli accompagnatori. Lavoriamo tutti insieme per un'unica passione. Complimenti, apprezzamenti, stima, tutto senza piaggerie, riconosciuto,
sia a livello nazionale. È un progetto che parte dai bambini dagli 8 ai 16 anni, dove vengono seguiti in queste tre gare che organizziamo nell'arco dell'anno nei vari motoclub in tutta quanta Italia. Queste tre gare sono tutte di 2 giorni, però il motoclub è impegnato per 4-5 giorni, perché comunque i ragazzini arrivano prima con i camper, con quelle situazioni lì. È molto difficile per i motoclub gestire una tipologia di gara come questa, perché sono tutti percorsi chiusi al traffico, e quindi è importante comunque la sicurezza e avere molto personale. Colgo proprio l'occasione per ringraziare il motoclub lo Sherpa, perché hanno fatto un lavoro fantastico. La location è bellissima, perché l'Abruzzo è fantastico come regione, ma loro già sono veramente bravi, quindi li ringrazio di cuore. Sia a livello regionale. Lo Sherpa funziona e come? Grande motoclub, veterano nell'organizzazione delle gare in italiano, con questa gara concluso, diciamo, ha organizzato tutte le gare possibili per l'enduro nei campionati italiani, quindi grande merito, un grande motoclub molto organizzato, grazie alla collaborazione anche degli altri motoclub che si sono adoperati per coprire le speciali tutto il percorso. Complimenti ai 190 ragazzini che si sono iscritti e si sono divertiti, sicuramente una vera gara di enduro, quindi i ragazzini fanno una grande esperienza e questi sono i campioni del futuro, i campioni del domani, quindi qua avremo veramente dei nomi di cui sentiremo parlare gli anni a seguire. L'aspetto tecnico competitivo premia i seguenti atleti: mini enduro classe 125 Matteo Giuliani, classe 50 Gabriel Grassi, senior Cristian Marioli, mini enduro junior Riccardo Repici, sul fronte femminile successo di Leila Olimi, cadetti Mauro Musci, debuttanti Giovanni Mancini. Tutto questo sabato. La domenica Pierpaolo Mosca per 125, per 50 Gabriel Grassi, Cristian Marioli si aggiudica il titolo senior, per junior Pietro Simone, al femminile conferma di Leila Olimi, Mauro Musci per i cadetti, Luigi Pellegrino per i debuttanti. Terza posizione per un abruzzese, Elia Zeffiro. Applausi per tutti, ma anche a questo sport alternativo che reca con sé, costanti controlli a parte, frutti e apporti solo definibili come preziosi, anche per le vite umane, già, e utili, tanto utili. Ascoltiamo in merito tre pareri di alto calibro. La presenza del medico durante le manifestazioni come le gare di enduro è fondamentale. La Federazione Motociclistica Italiana addirittura da molti anni fa dei corsi di formazione proprio per medici di gara, e diciamo che parte tutto quanto dalla prevenzione, come sempre, quindi bisogna fare un ottimo piano sanitario, avere il personale addestrato, avere le ambulanze efficienti
E poi chiaramente avere due medici che sanno andare con la moto di enduro in questo caso è proprio fondamentale, perché a volte il trauma può accadere in zone difficilmente raggiungibili da qualsiasi mezzo di soccorso, e l'arrivo del medico con la motocicletta può innanzitutto stabilire la gravità del trauma e quindi mettere in atto poi il soccorso che occorre. La Federazione Motociclistica Italiana ormai ha uno staff discreto di medici federali, di cui insomma il motoclub Lo Sherpa di Bussi ne vanta due, quindi è sicuramente un must anche per il motoclub Lo Sherpa, ma soprattutto è un must per il territorio, perché una cosa importante è che il medico in enduro, o comunque le persone in enduro, anche in situazioni non di gara ma in situazioni di vita normale, possono essere fondamentali per interventi in montagna. Immaginate un cercatore di funghi, una qualunque cosa, attivare una squadra di medici in moto sicuramente aumenta la possibilità di recupero del paziente. Quindi, un vero e proprio soccorso. Assolutamente, questa è veramente una cosa importante che a mio avviso andrebbe implementata comunque a livello italiano. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, abbiamo preparato una gara per ospitare un po' tutte le realtà italiane, ma soprattutto la realtà legata ai bambini, ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, che sono un po' il futuro di questo sport. Ed è una festa soltanto vederli salire sulla moto. È una festa vederli salire sulla moto, ma è anche bello vedere come fuori, diciamo, dalla gara, queste persone che vengono da realtà diverse stanno insieme, si confrontano, e i bambini quando stanno insieme sono uno spettacolo. Questa disciplina è veramente molto interessante e dei risvolti inimmaginabili. Assolutamente sì, questo è uno sport divertente ma anche utile, nel senso che chi lo fa sa che deve guardare all'ambiente che lo ospita con un occhio particolare. Noi cerchiamo di ripulire i percorsi che frequentiamo. E non è poco. Non è poco. E poi cerchiamo anche di organizzare, attraverso il nostro divertimento quotidiano, formando le persone che servono poi magari nei momenti di difficoltà e di particolare necessità, tipo le emergenze di protezione civile. Dobbiamo intervenire in questa direzione perché? Perché con le moto riusciamo ad arrivare in zone dove magari in caso di incendio, in caso di terremoto è difficile arrivare, e lo facciamo trasportando farmaci, lo facciamo trasportando informazioni quando non è sempre possibile arrivare, e cerchiamo comunque di essere utili, ecco, questa è la parola giusta. Davanti a cotanto contributo, un rombo in più contempla un sorso di pazienza più che ripagata, in attesa chissà di un evento bingo, come una magia sull'onda del Tirino. L'obiettivo più grande rimane il mondiale.